Ciao a tutti, scusatemi, oggi cambio location ma perché c'era un po' ovviamente di baccano di là, quindi devo registrare per forza qua. Volevo dirvi una cosa sullo spread. La narrativa che si sta sentendo è un po' scorretta e a raccontarci come stanno le cose veramente in modo apartitico sono come sempre i dati. La verità è che lo spread è sceso tantissimo durante il Conte 2, di circa 150 punti. È sceso di ulteriori 25 punti al solo sentire il nome di Mario Draghi. Questo quindi è vero, ma non si deve dimenticare quello che è successo prima. Bisogna cercare sempre di essere, diciamo, molto onesti intellettualmente. Il minimo comune denominatore di ciò sia di Conte 2, sia di Draghi, per carità, col nome sceso di 25 punti base, è la Banca Centrale Europea, che continua ad essere il primo cliente della pasticceria Italia, comprando in modo massiccio ed energico i nostri titoli di Stato. Senza la BCE, io dubito che lo spread sarebbe così stabile. Ricordatevi, lo spread, quando sale, significa, detto in modo proprio all'attaio dell'Ohio, che noi paghiamo più interessi quando ci indebitiamo. L'Italia paga più interessi quando si indebita. Se lo spread scende, l'Italia paga meno interessi. Uno spread basso rende inconvenienti altri strumenti, come per esempio il MES, il prestito, no? Tanto inviso appunto a tutti. Questa è la verità, questa è la narrativa corretta, è la narrativa che ci insegnano i dati. Dati non mentono. Spread nel Conte 2 sceso tantissimo, sceso ulteriormente al solo sentire il nome di Draghi, quindi certo un effetto Draghi c'è stato, però ripeto, bisogna anche raccontare bene il contesto. E di questo parlerò anche nel mio podcast in modo più approfondito, quindi vi aspetto più tardi. Grazie e a dopo.